Ventenni di tutte le età, bentornati a Ventenni di Peperoni, la rubrica di cucina ispirata alle ricette del fumetto Disney. La ricetta che vi proponiamo oggi è uno dei più grandi classici della cucina fumettistica, anche se lo presentiamo in una versione un po' rivisitata. Vi presentiamo il panino del mendico. Ma non era la pagnotta del pastore? È la stessa cosa. Gli ingredienti sono pochi e semplici. C'è l'acido balsamico, il pane, la cipolla rossa, sale, zucchero e olio d'oliva. E adesso affettiamo il primo ingrediente, le cipolle rosse. Possibilmente di Tropea, anche se nelle storie non c'era specificato. Cimino aveva questa, tra l'altro, passione per le cipolle rosse, visto che lui cita proprio chiaramente la cipolla rossa. Vi suggerisco un trucco per evitare di ridurvi peggio di dopo la lettura di un lunedì Fizz. Per non piangere quando tagliate la cipolla, basta bagnare la lama sotto l'acqua e poi dopo tagliare. Sto comunque lacrimando, va bene. No, ma infatti pure a me mi hanno detto fai così, ma non è vero, inutile. Ho dato una fake news. Cioè, in una padella aggiungere dell'olio fino a coprirla. Lasciarlo scaldare a fuoco medio. Non appena l'olio sarà caldo, aggiungere le cipolle fino a farle dorare. Una volta che le cipolle saranno dorate, aggiungete il bicchiere di aceto balsamico e allungate con un bicchiere di acqua per smorzare il forte sapore dell'aceto. Lasciate cuocere per circa un quarto d'ora, avendo cura di girare di tanto in tanto. Quando la cipolla sarà cotta, abbassate la fiamma. Aggiungete 5 cucchiai di zucchero e mezzo cucchiaio di sale per far caramellare la cipolla. Il segreto della ricetta sta nella proporzione tra lo zucchero e il sale, pertanto vi consigliamo di assaggiare ed eventualmente bilanciare i due ingredienti. Nel frattempo mettete a tostare delle fette di pane in un forno per circa 6 minuti a 200 gradi circa. Mino, mi stavo chiedendo, ma in cosa consiste la tua rivisitazione del panino del mendico? Ma guarda Giubbi, allora, io sono partito dagli ingredienti base, cioè il pane, l'aceto, l'olio, le cipolle, quelle diciamo standard della ricetta ciminiana, sì. Ho pensato a un modo diverso di combinarle, perché in genere in estate spesso mi facevo il pane con la cipolla sopra, classico, però ho pensato facciamo una cosa un po' diversa, quindi ho pensato a una crema di cipolla rossa caramellata, quindi con lo zucchero, all'aceto. Quello che alla fine andremo ad assaggiare sarà questa crema caramellata all'aceto di cipolle su delle bruschette, ovvero il pane della ricetta. Ora che le cipolle sono caramellate e il pane è stato tostato, passiamo ad impiattare. Il matrimonio del secolo. Che odore. Non era esattamente quello che intendeva Cimino quando ha creato il panino del mendico, però gli ingredienti sono gli stessi. Ed è la procedura che è un po' diversa. Bene, le nostre bruschette del mendico sono pronte per essere servite. E per assaggiarle abbiamo qui un ospite speciale, la nostra amministratrice responsabile di Twitter, Ginevra! Vieni, entra, non avere vergogna, vieni qua. Eccola qua. Allora, Ginny, tu ci farai da tester e assaggerai queste bruschette del mendico. Prego. Non avere paura di stroncarlo, sono buonissime. È riuscito quindi l'esperimento. Sono squisita. Bene, abbiamo il sigillo di garanzia. Esatto. Quindi provatele anche voi. Vabbè, a questo punto, scusate, assaggiamole pure noi. Certo. Non ho capito. Vai Giubbi, vai. Ci stanno. Squisita. E ora puliamo le pentole. Ma ecco, la tutto. Alla faccia del regista che sta là e ci guarda affamato. Dai, basta, raga. Basta, va. Vieni a mangiare, vieni a mangiare, dai. Stop. Ed è fine lavorazione, signori. Oh. L'età, benvenuti a Ventenni Peperoni, perché non è il primo video. Voce assassina. Eh no, perché te l'ho detto tante volte. Sì, ci sto.
Ventelli peperoni! La rubrica di cucina ispirata al mondo... Ah! L'ha detta tante volte! L'ha detta tante volte, signori, ha sbagliato! Vi presentiamo il panino del mendico! Ma non era la pagnotta del pastore? Circa la stessa cosa. Cambia pochissime cose, cambia. Sei sicuro? No! Ventenni di tutte le età! Porco... Ah, guarda lì, babà! Tra poco scende Cristo e ci va a carica.